Live Social. Bella gente di Live Social, eccoci qua, siamo sempre qui dai microfoni di Radio Lombardia e proseguiamo ovviamente la nostra carrellata di interviste. Questa sera lo faremo con l'osteopata Giorgio Piccioli Cappelli. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie per a te qua. Giorgio, aver accettato di essere qui con noi. Allora, raccontaci un po' esattamente la tua storia legata appunto all'osteopatia. Quando sei partito, che cosa insomma ti ha spinto a intraprendere questa carriera? Dici un po'. Beh, spinto la passione per il corpo umano, perché lo considero una macchina perfetta, assolutamente splendida. E quindi la conoscenza sempre più approfondita di questo ti permette poi di entrare in maniera un po' più diretta e sincrona in questa splendida macchina assolutamente perfetta. Bene, bene. La fregatura di queste cose è che più conosci e più ti accorgi che non conosci niente. Beh, direi che comunque sì, infatti non so esattamente adesso da quanto svolgi la professione, ma penso che i corsi di aggiornamento sono sempre dietro l'angolo, insomma. Direi che sono obbligatori, ma esatto. Più che corsi di aggiornamento, la verifica e continua di quello che è il corpo umano, l'anatomia, la conoscenza sempre più approfondita di cose sempre più nuove, più particolari. Certamente, fantastico. Senti, ma perciò ecco, l'osteopatia, spieghiamo un attimino in due parole che cos'è, di che cosa si occupa, i benefici che se ne traggono, insomma. L'osteopatia in genere, ma comunque la fisioterapia e la posturologia di cui io mi occupo, si occupano del corpo umano. Il corpo umano è fatto da tantissime cose, tantissime sfaccettature, partendo da ossa, da muscoli, da parte del sistema miofasciale, sistema neurologico, sistema endocrino, sistema osseo articolare e più tutta la parte degli organi, quindi cuore, fegato, polmoni, eccetera, ed è un tutt'uno. E la maggiore e la migliore conoscenza di tutte queste cose messe insieme ti aiuta comunque forse a capire qualcosa di meglio di quello che è il nostro corpo. Fantastico, fantastico. Senti, ma i benefici che se ne possono trarre mediante l'osteopatia? I benefici sono più delle volte immediati, stai meglio, riesci a togliere contratture muscolari, mal di schiena, mal di testa, problematiche legate a livello viscerale, quindi a livello di colon, a livello di fegato. Vai a eliminare dove ci sono più tensioni e il corpo reagisce e mettiamo in condizione il corpo umano di autoguarirsi. Lavori quindi a livello energetico dove ci sono sensazioni di tensioni, andiamo a toglierle, andiamo a cercare di togliere perché non è sempre possibile. E dando al corpo umano la possibilità di reagire e di autoguarirsi, in questa maniera si pulisce, si autopulisce e diventa molto più reattivo e più energetico. Fantastico, molto bene. Senti, so che comunque essendo una realtà, una disciplina che, come posso dire, ha solamente... si avvale soltanto, ecco non mi viene la parola, si avvale delle mani soltanto, gli unici macchinari sono appunto le mani. Sì, assolutamente, poi ho fatto per scelta, facendo anche terapia manuale, di non utilizzare apparecchiature in studio, infatti in battuta quando mi dicono, ma lei ha apparecchiature in studio? Sì, 10, le mie mani, le dita, le ginocchia. Vabbè, giusto, è vero. 10 apparecchiature, 20 forse il nostro corpo ci dà, quindi perché utilizzare apparecchiature? Perché l'utilizzo delle applicature sicuramente è utile e indispensabile su certi tipi di applicazioni, ma se fai terapia manuale devi lavorare più di testa, più energia, certo, assolutamente. Sicuramente è molto più facile lavorare con le apparecchiature, decisamente. Beh, quello sì, che facilitano la cosa, assolutamente. È un po' come magari, non so, mi viene in mente magari un fotografo che ovviamente dice il digitale fa tutto, però magari per scelta fa ancora la pellicola e c'è un bel dispendio di tempo rispetto al digitale, giusto come esempio che ho riportato. Senti Giorgio, ma quindi esattamente, ecco, la fascia di età della tua clientela immagino che sia abbastanza variegata, penso. La fascia di età è, direi che è abbastanza particolare, perché io amo dire che parto dai 2 giorni di vita ai 104 anni. Caspita. 2 giorni di vita perché faccio osteopatia neonatale pediatrica, quindi lavoriamo sui bambini, sui piccoli appena nati. Ho appena finito un master di 3 anni al Mayer di Firenze, lavorando appunto su osteopatia neonatale pediatrica. E ai 104 anni, perché il mio paziente più vecchio ha 104 anni. Caspita. Da qui c'è una fascia che comprende abbastanza problematiche, tematiche, patologie. Fantastico. E quest'uomo di 104 anni, cosa hai constatato, poche cose? O, cioè, no, nel senso, se la vive ancora bene? O... Sì, adesso è arrivato a quasi a 107, beato lui. Ammazza. Avevo un po' di contratture muscolari, problemi di mal di schiena, mal di collo, riesco a vederlo un paio di volte all'anno, viene, ma anche perché tra l'altro si fa accompagnare dall'autista, e dice che sta molto meglio dopo, gli togliamo un po' di dolori, un po' di contratture, sta meglio, dorme meglio e poi ogni tanto viene a farsi vedere. Meraviglioso, fantastico. Molto bene Giorgio, intanto riporto i tuoi contatti. Dunque partiamo dal primo dei 2 numeri di telefono che è il...
348 30 47 490, poi c'è lo 030 23 85 612. Due indirizzi, anch'essi: il primo è via Napoleonica 4 a Villongo, provincia di Bergamo, e il secondo è in piazza Preistoria 13 a Ponte San Marco, provincia di Brescia. Giorgio Piccioli, @libero.it, l'indirizzo mail, mentre osteopata Giorgio Piccioli è la pagina Facebook, e poi abbiamo anche un sito web, ultimo ma non ultimo, che è www.giorgiopiccioli.it. Giorgio, prima di lasciarci, dato che appunto si evince una grandissima passione, un amore direi proprio per questo lavoro, che cosa speri appunto? Cioè, qual è il futuro che vedi per il mondo dell'osteopatia? Che cosa speri di conseguenza che si possa fare con questa disciplina? Beh, grazie per quello che hai detto, perché vuol dire che riesco a trasmettere qualcosa. Vero, sì, assolutamente. Questo mi piace. Ma vedo sempre un miglioramento e un iter comunque di completamento in fase proprio continuo. Mm-hmm. Non ci sarà mai uno stop, ma sempre un'evoluzione e una voglia di crescere e di mettersi in discussione su quello, assolutamente. Benissimo, fantastico Giorgio. Di nuovo, grazie per essere stato con noi, ad aver accettato il nostro invito, appunto, ad essere stato con noi a fare questa bella chiacchierata. Vuoi salutare qualcuno prima di lasciarci o aggiungere qualcos'altro? Tutti i miei pazienti, le persone che mi conoscono, e avanti tutta sempre. Avanti tutta sempre. Grazie. Grande Giorgio, voi. Grazie mille ancora a te. Grazie a voi. E noi, salutando il nostro amico Giorgio, invece proseguiamo, perché molte storie prenderanno ancora vita dai microfoni di Radio Lombardia con Live Social. Dopo un piccolissimo break, ovviamente saremo subito da voi. A tra poco. Live Social.